Cesare affermò di aver deciso di sbarcare in Britannia perché le tribù britanniche avevano fornito aiuto militare ai Galli, che avevano combattuto contro di lui pochi anni prima. Non sappiamo se ciò corrispondesse al vero, ma alla fine la ragione per la quale andò in Britannia non era né politica né militare, né aveva a che fare con i rapporti con i Galli. Riguardava l'immagine di Cesare a Roma. Aveva progettato di invadere la Britannia. L'incursione in Germania, per quanto utile, aveva scombussolato la sua tabella di marcia. E ora aveva deciso di attraversare la Manica, dove il tempo poteva essere insidioso, con tempeste e correnti imprevedibili. L'impresa si rivelò molto più ardua di quanto Cesare non avesse previsto. Cesare parte per la Britannia. La flotta di navi da guerra che ha fatto costruire per lo scontro con i Veneti apre la strada. Due legioni, circa 10.000 uomini, riempiono 80 navi da carico, seguite da altre 18 navi cariche di cavalieri. La traversata è dura, ma le prime navi raggiungono la Britannia in sole 4 ore. Solo le navi della cavalleria vengono trattenute dai venti e non riescono ad attraversare il canale. A parte Guglielmo il Conquistatore, ben pochi furono mai in grado di attraversare la Manica. Neanche Hitler e Napoleone vi riuscirono. Lo sbarco è difficile, l'approdo scelto da Cesare è una spiaggia protetta da alte scogliere, ma i britanni sono lì in attesa e i loro carri da guerra circondano la spiaggia. La flotta raggiunge un altro approdo, una spiaggia aperta 10 chilometri più avanti. I britanni la seguono sulla terraferma e attendono le navi romane. Dai loro carri i britanni lanciano sui romani frecce e lance. I soldati romani esitano. Sono ancorati in acque profonde e devono raggiungere la riva indossando pesanti armature. Così Cesare ordina alle sue navi di fornire un fuoco di copertura mentre le sue legioni sbarcano. Il portavessillo della 10ª legione fa la prima mossa, salta in acqua e inizia ad avvicinarsi alla riva. Ciò mi ricorda vagamente lo sbarco in Normandia, il D-Day. Gli alleati ebbero successo perché riuscirono a portare i soldati sulla riva prima che i tedeschi potessero ucciderli tutti. Francamente, penso che Cesare fece esattamente la stessa cosa e alla fine ne uscì vittorioso. La notizia dell'impresa diffuse l'entusiasmo a Roma. Anche il popolo era estremamente eccitato da quel successo. Fu un po' come l'allunaggio del 1969. Fu lo sbarco in un altro mondo, in un mondo misterioso e strano da portare nell'orbita romana, da sottoporre al controllo di Roma.